Buonasera a tutti, qui è Padasta che vi parla in onda dal centro sportivo di Ancarello, la prima edizione del TGD diretto dal nostro Alfredo Tiberi che ci, come possiamo dire, ci mostrerà tutta l'annata dello Sporting Polignano ogni lunedì sera solo per voi. Che ci dici Tiberi di questa settimana appena trascorsa? Innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori del TGD. È stata una settimana bellissima, dura e niente, stiamo lavorando bene e adesso vi voglio far conoscere un grandissimo giocatore, il nostro Marcelo. Perché abbiamo in zona mista? Un nuovo acquisto, sì, in zona mista. Ecco qua. Sta arrivando qui per noi Umberto Fagotti. Oh, ciao Umberto, ti saluta tutto lo studio qui. Allora Umberto, prime impressioni dello Sporting Polignano, dei ragazzi, dell'ambiente, che ambiente hai trovato? L'ambiente è pieno di entusiasmo, cerchiamo di fare bene quest'anno. Andiamo a farci più qua. Non ti preoccupare, vai avanti. È stata una settimana abbastanza dura, tosta. Però tosta in allenamenti, abbiamo fatto un amichevole, abbiamo vinto e ci prepariamo per mercoledì per la prossima amichevole. Ma scusa Tibbo, ho saputo che ci sono delle peculiarità in questo ragazzo. Sì, effettivamente l'altro giorno, due giorni fa esattamente, stavamo a fare un esercizio e si sono sentiti dei rumori sospetti. Dette anche curreie o chiamiamole scorregge, pernacchie, peti. Anche mi giro e mi vedo Umberto che inizia a ridere. Dico, ma Umberto, ma che cazzo hai mangiato? Cosa hai mangiato? Yogurt. Dillo tu. Yogurt alla banana. Lo yogurt alla banana, che uno pensa, no? La banana è astringente. Presa con lo yogurt è devastante. Gli è uscita una scorreggia che manco l'antrace è così dannosa. Ragazzi, una cosa irripetibile. Però lui gli possiamo perdonare tutto, voglio dire. Ricordate il film Tre uomini e una gamba? Ecco, qui ci abbiamo tre gambe e un uomo. Umberto Fagotti. Grazie Tibbe. Ragazzi, mi raccomando, fateglielo vedere a Rocco Siffredi il video mentre si fa la doccia, che questo qui a Rocco Siffredi gli dice, vai a casa, vai. Sì, il nostro bomber. Prego, qua bomber. Attenzione, la nostra punta primo gol dell'anno. Bomber, Matteo Rosati. Un saluto ai telescontatori di TGD. Allora, bomber. Come vedi questa squadra, i primi giorni di preparazione? Dai un giudizio sul gruppo. Ah, la vedo bene, stando che si bestemmia, però è una bella squadra. Parte il terzino sinistro, il resto è una bella squadra. Terzino sinistro che fa fatica, attenzione. Comunque sinistro. Ripetiamolo. Avete preso le pesche? Ripetiamola, avere un giocatore con tre gambe non è da tutti, voglio dire. Non è da tutti, carità, hai capito? Questo è vero. Saluto a tutti. Tre gambe, ciao. Quella centrale e che gamba! E che gamba! Faccio comunque ragazzi, mi raccomando, rimanete incollati, la prossima puntata sarà esplosiva. Questa è stata la prima puntata un attimo così, un po' fatta così. Alla buona! La prossima. Nella prossima accadrà di tutto, tenetevi pronti. TGD! Ciao a tutti! Ciao, alla prossima! Ciao,